Il Follonica Camorrano conquista 3 punti fondamentali in ottica playoff, espugnando il campo di Ostia all'Anco Marzio per 2-0 al termine di un bel match giocato da ragazzi di Marco Caciti, che ottengono la terza vittoria consecutiva e consolidano il quarto posto in classifica. Ma il primo brivido a correre sono proprio Mare in Mani al 21esimo con un colpo di testa di De Souza che colpisce il palo. Passano solamente 4 minuti e c'è la risposta degli ospiti con Tomassini che calcia a botta sicura, ma risponde il portiere dei padroni di casa. Passano solamente 2 minuti e al termine di un'azione elaborata sul lato di sinistra il bel cross va sulla testa di Mencalli, la cui conclusione però è troppo debole e non impensierisce il numero 1 dei laziali. Si rivede l'Ostia Mare qualche minuto più tardi sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla arriva a centro area ma la conclusione non è delle migliori e la palla termina alta. Al 39esimo sono i Minerari a passare in vantaggio. Calcio di punizione dall'out di destra, dopo un batti e ribatti nell'area arriva il pallone a Apolloni che da pochi passi mette in rete 1-0 e si chiude il primo tempo. Nella ripresa all'ottavo l'episodio che decide l'incontro, Mincali viene steso in area e per il direttore di gara non ci sono dubbi, dal discreto si presenta lo specialista Losicco che insacca per il gol del definitivo 0-2. L'Ostia Mare tenta una reazione, ma le occasioni si contano con il contagocce e l'unica arriva al 29esimo con Nanni che impegna il portiere Umbra. Termina così con un 0-2 e con il Follonica Camorrano che può rincorrere ancora i playoff.